Allora, prima di incominciare con il video, ditemi se per voi è una cosa normale fare un video alle 20. Vi faccio vedere, voi che ore sono? No, vabbè, non si vede, comunque sono le 21, precisamente sono le 21:49 di sera, quindi non penso proprio che sia una cosa normale fare un video a quest'ora, perché un altro posto sono le 10 di sera. Infatti devo parlare anche a bassa voce perché sono l'unico sveglio in casa mia. Scusate rumori, ma per farmi compagnia ho acceso la TV e ho lasciato anche la luce accesa, e inoltre i miei capelli fanno letteralmente schifo perché non si vogliono abbassare. Ma comunque, eccomi in un nuovo video. E in questo video volevo solamente parlarvi della mia esperienza con mia cugina, perché entrambi siamo andati a vedere Awed. Ode Simone Pacello, una crisi di identità. Chi non lo conosce, Simone Pacello? Perché domenica 14 febbraio alle 17:30 era al centro commerciale Auchan a Via Argine per incontrare i fan. E quindi vi voglio raccontare un po' la storia di quello che è successo. Questo video cercherò di non farlo durare tantissimo. Lo dovevo fare appena ero tornato da scuola, però sono tornato da scuola, ma ho avuto un sacco di cose da fare, quindi lo registro solo adesso. E appunto adesso ho appena finito di fare i compiti, perché per domani erano davvero davvero ma davvero tanti, e quindi non è che il video non ve lo carico proprio, ma eccolo qua, spero di caricarvelo almeno entro 2 ore, quindi per le 11 spero che sia, diciamo, online, spero di riuscirci. Comunque non mi perdo in chiacchiere inutili. Allora, io e mia cugina siamo arrivati all'Auchan alle 16:15 e abbiamo incominciato la fila a quell'ora. Allora, io pensavo che per incontrare Simone, diciamo che lo potevamo incontrare anche senza pass. Ma non era così, perché praticamente dalle 14 del giorno stesso all'Auchan ha esposto, tra virgolette, 2000 pass, e chi li prendeva aveva accesso prioritario a incontrarlo, a vederlo, a salire sul palco, a farsi la foto, e lui firmava con la sua firma sul pass. Solo che noi, io e mia cugina, eravamo arrivati senza pass perché non eravamo potuti andarlo a prendere. E inoltre siamo arrivati in ritardo, quindi quando avevano già incominciato. Allora noi abbiamo avuto letteralmente, siamo stati letteralmente fortunatissimi, perché una signora con i due suoi figli, che erano più piccoli di noi, non so quanti anni avevano, ha rinunciato diciamo, per far vedere ai suoi figli Simone, e ha dato i pass a noi. Poi non so se è scesa e le è andata a prendere altri, ma non penso, perché non li davano più a quell'ora. E quindi abbiamo avuto letteralmente una fortuna, perché questa signora ci ha visto, diciamo, più grande, avrà pensato, comunque i ragazzini di oggi, così, diciamo così. E comunque noi siamo stati, e mia cugina, davvero felici. Questa signora è stata davvero gentilissima. I miei capelli continuano a fare schifo, comunque andiamo avanti. E quindi ci siamo messi subito in fila, e abbiamo fatto 1 ora e mezza di fila. Comunque io non avevo mai incontrato nessuna persona famosa. Simone è stato il primo, ed è una cosa bruttissima la fila. È stata un'esperienza orribile la fila. Perché chi ti spinge di qua, chi ti spinge di là. Poi c'erano quelli sul palco, no?
dici quando, cioè certe volte, per fare più spazio, anche per non soffocare, dicevano: fate un passo a sinistra, fate un passo indietro, fate un passo avanti, fate un passo a destra. E quando ci spostavamo dove dicevano loro, succedeva la terza guerra mondiale, letteralmente la terza guerra mondiale, perché all'improvviso incominciavano a spingere tutti. E poi io d'altronde davanti a me avevo un signore adulto che non si voleva levare, non si voleva togliere di nessuna ragione al mondo. E poi, come ho detto, c'è chi spinge di qua, c'è chi spinge di là, e su di anche, su di una maniera incredibile. Infatti io e mia cugina stavamo anche da soli perché i miei genitori sono andati a vedere un film e i suoi genitori non si sentivano entrambi bene, quindi sono rimasti a casa. E allora siamo andati solo noi due e diciamo che nella fila lei non si sentiva bene se ne voleva andare e diceva: ho cambiato idea, me ne voglio andare. Io dicevo: no, non resisti, tanto ormai siamo qui. E allora cosa hanno fatto? Hanno deciso di eliminare la firma, quindi che lui non doveva firmare più sul pass. E praticamente hanno solo fatto la foto. E poi d'altronde le guardie, che alcune erano antipatiche, alcune erano simpatiche, apriamo parentesi, chiudiamo parentesi, andiamo avanti, hanno fatto passare più persone alla volta, così che noi non ci stancassimo e quindi che ci mettiamo. Si dice così, boh. È così che diciamolo, vediamo prima, anche perché sarò scocciante per tutti. E quindi sì, questo. E mia cugina se ne voleva andare, però appunto io ho detto: cerchiamo di resistere, ce la faremo, ce la faremo. Poi siamo levati giù, mi siamo levati di tutto. Però da un lato è anche bello perché fai conoscenza, parli e cose del genere. E quindi finalmente è arrivato il nostro momento. Siamo saliti sul palco, io e mia cugina, con altri due ragazzi, ovviamente che non conoscevamo. E sì, lui mi ha dato il 5, e poi siamo fatti la foto ed è stato stupendo. A mia cugina poi l'ha abbracciata, gli ha dato un bacio come ha fatto anche con le altre due ragazze. E adesso vi faccio vedere immediatamente la foto che abbiamo scattato. Eccola qui. Solo che, come vedete bene, queste due ragazze, allora, questa qui con la maglia, diciamo, di emoji. Questa qui qua, no, oddio, questa qui qua, questa, ecco, con i capelli castani, è mia cugina, e le altre due ragazze, una mia amica mi ha fatto il favore di, diciamo, oscurarle per non farle vedere i volti, così in modo che ci vediamo solo io e mia cugina. Lì c'è Simone e lì infine ci sono io. Allora, appena quindi dopo che siamo scesi dal palco, ci siamo talmente emozionati, eravamo veramente felici, ma anche prima di salire sul palco, ovviamente. Però devo dire che nessuno di noi due in fila siamo stati così emozionati, solo quando stavamo appunto all'ultima fila. E quindi alla fine ce l'abbiamo fatta. Poi, solo noi e mia cugina abbiamo deciso di farci un giro nell'Auchan, anche perché i miei genitori ci venivano a prendere verso le 7, 7 qualcosa, e d'altronde il film allora era incominciato tardi, e quindi abbiamo deciso di farci un giro. Comunque a me erano finiti i soldi, proprio io, cioè, allora io li avevo quella giornata stessa, proprio appena sono arrivata all'Auchan, quando stavamo in fila, credito esaurito, disagio. E mia cugina l'aveva portato perché era scarico il suo telefono, disagio PT2. E quindi siamo stati lì dentro, siamo fatti una passeggiata, avevamo entrambi fame e sete. E allora che cosa abbiamo fatto? Siamo andati dove vendono il reparto delle bibite e abbiamo preso il tè. Non l'abbiamo pagato, ce lo siamo bevuti di nascosto. Sì. Il tè a pesca ce lo siamo bevuti di nascosto, quindi senza pagarlo. Ci siamo messi in un angolino, abbiamo preso la bottiglia e l'abbiamo bevuta proprio così, letteralmente. E poi abbiamo incontrato i nostri cugini e abbiamo chiesto il favore di
di far chiamare i nostri genitori perché veramente non ce la facevamo più a stare lì perché avevamo troppa fame, perché poi ancora nessuno entra, cioè ancora nessuno di noi doveva cenare. Comunque siamo saliti sul palco da Simone che erano le 6 meno un quarto, mi ero dimenticato di dirlo, e abbiamo incominciato la fila alle 4 e un quarto, quindi un'ora e mezza, 4 e un quarto, 17 e 45, 16 e 15, 17 e 45. Comunque, sì, e allora ci hanno fatto chiamare. I miei genitori non potevano venire perché il film non era finito e i suoi genitori stavano male, quindi disagio PT3. E allora ci hanno dovuto accompagnare i nostri cugini. Poi io ho provato a bussare, c'era mio fratello sopra che era rimasto da solo, che come potete vedere è lì dormendo. Comunque, e non mi apriva perché praticamente non funzionava il palazzo perché era scura la luce, ma io non lo sapevo. Poi me l'aveva detto mia mamma appena era arrivata, per fortuna che era arrivata, quindi disagio PT4. E allora sono deciso di andare da mia zia, dove gli ho citato con la mia migliore amica, che è andata pure lei. E diciamo, io ho detto cosa che io avevo fatto nella fila, eccetera, eccetera. Poi la mia cugina ha detto alla sua amica che non è potuta venire, e quindi questo è successo. E poi sono riprovata a scendere ed era arrivata mia mamma, sono salita sopra e questo è successo. Ok, io penso di aver aggiunto tutto. Comunque è durato abbastanza questo video, spero di caricarvelo per le 11, ma più corto di questo non potevo farlo. Comunque è stata una giornata divertentissima. Da raccontare non sembra tanto divertente, ma da vivere è davvero divertente, perché mi sono divertito tantissimo. E io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, che sarà venerdì. Buonanotte, ciao!